persone specifiche dell'onorevole Mario Brozzi e dell'onorevole Pino Palmieri, rispettivamente capogruppo e vice capogruppo della lista Polverini in Via della Pisana. Saranno presenti il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, oltre a numerosi esponenti del mondo dello spettacolo, della musica. Condurrà la serata Alessandro Greco. Parteciperanno, tra gli altri, soltanto per fare dei nomi, Alex Britti, Raul Bova, Alessandro Preziosi, Enrico Brignano, Pino Insegno, insomma, veramente una serata da non perdere anche per lo scopo di questa iniziativa. E noi ringraziamo fortemente l'onorevole Mario Brozzi e l'onorevole Pino Palmieri proprio per averci comunicato di questa importante iniziativa che viene portata avanti dalla Regione Lazio, dunque da Via della Pisana. Ma torniamo a parlare di Roma Capitale, torniamo a parlare delle polemiche relative a questo decreto-legge. Lo facciamo con l'ospite che abbiamo invocato nella prima parte della nostra trasmissione. Parliamo di Luca Gramazio, l'onorevole Luca Gramazio, appunto capogruppo del Popolo della Libertà in Assemblea Capitolina. Buonasera, onorevole. Buonasera a voi, buonasera ai vostri ascoltatori. Ecco, credo che dopo il tour Perché de... polemiche su Roma Capitale? Ecco, appunto, penso che lei già sia stato informato relativamente a quello che ha scritto ieri il quotidiano La Padania relativamente alle dichiarazioni del senatore Paolo Franco in commissione bicamerale. La questione è la seguente, gliela riassumiamo, ecco. Il senator Franco, insieme ai colleghi parlamentari della Lega, ha deciso di scrivere una lettera al presidente della commissione bicamerale, l'onorevole Enrico La Loggia, presentando la palese violazione della legge delega e chiedendo di non procedere all'esame dello schema del decreto legislativo. Perché? Perché, secondo l'onorevole Franco e a quanto raccontano alcuni parlamentari, la legge sul federalismo fiscale, che è la 42 del 2009, prevede che ogni decreto passi prima dalla conferenza unificata e poi arrivi alla commissione bicamerale, cosa che invece pare che il governo non abbia fatto, trasmettendo direttamente il testo alla bicamerale. Questa è in estrema sintesi la polemica. Allora, che più che una polemica, in un gergo calcistico sembrerebbe più un fallo di frustrazione. Il passaggio in conferenza Stato-Regioni c'è, non è vincolante, ci può stare, non è vincolante, quindi non mina assolutamente il procedimento legislativo di Roma Capitale. Ecco, e allora perché Però è tutta questa... evidente, però io immagino che da parte della Lega, che purtroppo anche nel governo Berlusconi, quindi nel nostro governo, ha osteggiato in tutte le maniere l'approvazione di Roma Capitale, ci sia in questo momento il fatto che Roma Capitale stia diventando realtà un po' di malessere nei confronti di questo decreto, e credo che d'altra parte, insomma, conosciamo quali sono le posizioni espresse dalla Lega nel tempo rispetto a Roma. Io credo che essenzialmente non sia nemmeno una polemica in cui credo non è neanche i deputati della Lega, credo che sia la classica boutade di livello elettorale. Perché ogni tanto, magari in qualche assise del nord, sparare sulla capitale d'Italia porta ancora qualche preferenza. Ecco, basta leggere poi la Padania, no? Vabbè, non sono mai arrivato a tanto. Non credo nemmeno che arrivi a Roma, onorevole. No, forse qualcosa, ma Ecco, in forse. qualche rassegna stampa. Ecco, forse in qualche rassegna stampa. Ad ultimo ne approfitto della sua presenza anche per farle una domanda, insomma, oltre che complimenti, visto che questa notte, l'ennesima, in vero, seduta notturna di Assemblea Capitolina, sono stati approvati gli equilibri di bilancio. Sì, l'assestamento, abbiamo in un momento così difficile siamo riusciti a mantenere i servizi tagliando i costi della spesa pubblica e riuscendo naturalmente a incentivare quella che è la lotta all'evasione, che anche in un'amministrazione come quella locale, come Roma comunque, è necessaria per riuscire a raggranellare quei fondi che servono poi per fare investimenti e per creare sviluppo nella città. Benissimo, onorevole, noi la ringraziamo davvero molto della partecipazione, anche perché sappiamo che siete un po' tutti reduci da questo tour de force notturno, per cui la ringraziamo doppiamente. Abbastanza pesante come tour de force, sono io a ringraziare voi e i vostri ascoltatori. Di nuovo, Grazie. buon lavoro. A lei buona serata, all'onorevole Luca Gramazio, capogruppo del Popolo della Libertà in Assemblea Capitolina. E allora, qualche novità, Matteo, visto che siamo giunti praticamente in chiusura anche questa sera, subito dopo di noi, come ogni giovedì, Radio Poker con i colleghi Gianluca Marcucci, Cristiano Blanco e Claudio Mariani, già pronti sulla porta, pronti ad entrare, quindi anche questa sera ci troviamo con il fiato sul collo, siamo costretti a salutare i nostri radioascoltatori e a dare loro appuntamento per quanto ci riguarda, non per la serata di domani, ma per quanto riguarda me, per la giornata di sabato alle 13:30, il consueto appuntamento con il caffè, l'approfondimento politico.
politico qui su 99.8 di Radio Yes. E poi noi ci ritroviamo lunedì sera invece dalle 20.30 sempre qui su 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma. E passo i ringraziamenti, i saluti al dottor Ivo Grippo, che lunedì presumibilmente, speriamo insomma, ritornerà qui in studio. Presumibilmente ci sarà anche Matteo Menicucci, reduce da questo tour de force, visto che rimarrà qui come ogni sera fino alla mezzanotte per fare compagnia ai colleghi di Radio Poker, che intanto sono arrivati davvero. Allora a tutti un buon proseguimento di giornata sempre qui su 99.8 di Radio Yes. Grazie.